istituto comprensivo Carducci da Feltre, oggi una commissione presieduta da un personaggio che rappresenta la Calabria creativa. Parliamo di una famiglia che vanta una storia legata a quello che è il senso dell'oreficeria, dell'artigianalità e anche, perché no, di quella conservazione di un patrimonio che si tramanda di padre in figlio. Abbiamo con noi un rappresentante, in questo caso della famiglia Spadafora. Dottore Spadafora, la sua presenza qui presso questa scuola e non a caso che cosa coniuga oggi, ecco, la visione di alcuni disegni dei ragazzi? Intanto devo ringraziare la dirigente, la dottoressa Manganaro, che ha aderito immediatamente a questa mia idea del progetto Disegna il gioiello dei tuoi sogni. Noi abbiamo cercato di spronare i ragazzi nel creare i disegni più genuini, più puri per quello che è la loro età e sinceramente abbiamo guardato dei modelli abbastanza significativi. Ce n'è uno in particolare che non sto qui a dire adesso per ovvi motivi, il nome del vincitore. E nulla, per quanto riguarda il discorso, ci lega molto al territorio di Reggio Calabria soprattutto, e quindi ho sposato questa iniziativa insieme alla dirigente. La caratteristica orafa della famiglia Spadafora, qual è l'immaginario? Noi pensiamo, ecco, il rapporto con il sacro, queste corone che poi rappresentano, ecco, queste corone per le Madonne, per l'effigie di derivazione bizantina che spesso voi avete anche Certo. arricchito. Qual è il senso? Senso, intanto Spadafora, l'identità di Spadafora è la filigrana, si nasce con la filigrana e poi per quanto riguarda la lavorazione è stile bizantino con le perle scaramazze, usate molto anche nel Settecento dai nostri antenati. Per quanto riguarda le corone, il sacro, papà iniziò da giovane, giovanissimo, la prima corona la fece nel 1969, proprio a San Giovanni in Fiore, alla Madonna della Sanità, Madonna della Cona, ma fece quella della Madonna e quella del bambinello. E quindi poi da quello sono arrivati altri lavori e si è proseguiti sull'arte sacra. Io vorrei infine chiedere questo. Oggi l'artigianalità made in Calabria, che guarda al mondo intero, perché voi siete famosi in tutto il mondo per quello che fate, di che cosa avrebbe bisogno proprio per risollevare un'economia che in effetti è diventata sempre più di nicchia e non purtroppo, insomma, lei avrà anche diciamo, un'idea di quello che potrebbe essere l'artigianalità del futuro, del domani, come si aiuta l'economia? Intanto si tratta di un settore abbastanza ridotto e di nicchia il nostro mercato. Stiamo lavorando anche noi adesso molto sull'argento, stiamo sviluppando forme più del territorio, gioielli più che riguardano il territorio calabro. Nonché abbiamo realizzato anche le cattedrali, i castelli, le chiese della Calabria. Stiamo realizzando, per quanto riguarda anche i prodotti, quello che, senza fare quello che già hanno fatto gli altri, chiaramente, altrimenti si perde l'identità. Vedo in ripresa questo target, questa fascia di mercato. Per quanto riguarda il resto, quello medio-alto rimane sempre medio-alto. Io mentre la intervistavo guardavo il bracciale con la croce, che è un'altra Sì, caratteristica vostra che accompagna il polso ed è una croce. questa è una Possiamo. croce, questa è l'Excalibur, nata dalle figure di Gioacchino da Fiore, Croce Florenze. Abbiamo tirato fuori, diciamo che è stata rimodellata, non è nata così questa croce, è stata rimodellata da noi ed è una croce ormai famosissima in tutto il E mondo. poi diciamo della tradizione a Brescia voi avete recuperato quelle sfere, no? Filigranate che le donne consegnavano Le sfere, lei mi parla della Jennac. nelle, sì.
la famosa Jennacca che da noi a San Giovanni in Fiore veniva donata quando si portava a casa per la prima volta la sposa, la mamma dello sposo la dava in dono in segno di continuità alla futura moglie. Per concludere, il 26 aprile è stato donato alla Stauroteca di Cosenza al sindaco. Che cosa? La Stauroteca è uno degli emblemi più importanti delle collezioni d'arte sacra della diocesi di Cosenza, Bisignano. E abbiamo realizzato precisamente non la copia, ma un pezzo unico a sé che richiama la croce della Stauroteca di Cosenza. Su commissione del sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, è stata consegnata a Sua Santità Papa Francesco il 26 aprile del 2017. È stata donata a Piazza San Pietro. Questa opera fatta in argento, circa 700 grammi d'argento, tutta opera a sbalzo e cesello, doppia saldatura, con un bel piedistallo che mantiene la croce tipo quella dell'originale. È un'anticipazione, io prima ho sentito che un noto presidente vi incontrerà o no, la possiamo dire o no? Meglio non dirlo ancora questo. Quindi ci aggiorneremo alla Ci prossima aggiorneremo alla puntata. prossima, va bene? Grazie. La professoressa Mazza che ha proprio curato un progetto dove mi pare si parli di fiaba. I ragazzi, due classi del nostro istituto, si sono voluti cimentare, ecco, in questo concorso, proprio producendo un elaborato multimediale, che abbia appunto come tematica la fiaba. Noi abbiamo, ecco, preferito questo, nel senso, l'elemento, diciamo, abbiamo voluto appunto dare, maggior risalto appunto all'elemento magico, e avevamo come linea guida solamente la scelta di un binomio. E le due classi hanno scelto due binomi differenti, la seconda D ha scelto il binomio Altalena-Aeroporto, la prima F il binomio Lampione-Terra. E da qui è venuta fuori proprio la grande creatività e la magia proprio della mente dei nostri alunni, che da soli hanno inventato proprio delle fiabe poi trasportate in elaborati multimediali, che a dire dalla giuria, diciamo, delle voci, ecco, ufficiose, hanno fatto proprio tremare il cuore della giuria, appunto dell'Istituto Comprensivo di Amicis di Enna. E non a caso con noi qui abbiamo sia i partecipanti della seconda D e vincitori del secondo premio, sempre sezione C, elaborati multimediali, e i bambini, i ragazzi della prima F, che hanno ricevuto invece una menzione speciale, unica scuola in tutta Italia, insieme a un istituto comprensivo della provincia di Udine. Bene, io vorrei chiedere intanto tu come ti chiami? Giulia Simone, Lara Borrello. La vostra esperienza in questo contesto qual è stata? Che avete fatto? Quindi abbiamo cominciato a formare questa fiaba con questo binomio Altalena-Aeroporto, anche parlando di questo aeroporto che a Reggio Calabria anche un po' stanno per chiudere, e quindi abbiamo formato questa fiaba. La nostra storia sarebbe in teoria ambientata negli anni 70, 60-70, però comunque si può rendere anche attuale, come ha detto lei, per l'aeroporto. Parla di un bambino che viveva nelle campagne dell'Aspromonte e sognava di volare e volava con la sua altalena. Diventato grande, iniziava a vendere i suoi oggettini di legno che aveva costruito con l'aiuto del nonno che gli aveva insegnato, e con i soldi raccolti decide di iscriversi alla scuola di aviazione di Reggio Calabria. Quindi si reca all'aeroporto, però il comandante gli dice che non ha abbastanza soldi per iscriversi alla scuola e che può soltanto fare l'esame finale. Allora incontra all'uscita dell'aeroporto, incontra un vecchio con la pipa che gli insegna a volare, e come regalo questo ragazzo gli dà un vecchietto con la pipa costruito nel legno e 10 pipe, 10 appunto perché erano 7 mesi che avevano trascorso insieme, e alla fine il bambino riesce a diventare aviatore. E dall'aviazione all'altra tematica che è stata realizzata, voi come vi chiamate? Mattia? Costanza. Costanza.
Allora, Costanza, che cosa hai fatto tu in questo contesto? Allora, noi ci siamo occupati del montaggio video e appunto abbiamo realizzato questo cortometraggio aggiungendo gli effetti e tutto ciò che appunto serviva per renderlo un cortometraggio abbastanza professionale. E il tuo contributo? Le riprese e tutto ciò che riguarda la parte dietro la recitazione. E diciamo che noi abbiamo scelto anche il binomio Lampione Terra perché ci sembrava un po' quello un po' più adatto a quello che volevamo fare noi, ma inoltre anche perché pensavamo che con il lampione potessimo costruire su questo lampione, ed è quello anche su cui si basa il cortometraggio, una metafora. Vale a dire, nel momento in cui il lampione era spento, tutte le menti e le conoscenze degli umani scendevano in una sorta di moderno medioevo. Dopodiché, quando il lampione si riaccendeva, tutte le forme di bullismo e di violenza, in un certo senso, si eliminavano e l'umanità tornava a uscire da questa E situazione. poi anche uno spazio in questo servizio allo sport per i grandi esiti che la scuola stessa ha avuto. È una cestista, tra virgolette, importante della nostra città perché una squadra è stata seguita anche da lei stessa, ha formato intere generazioni. Professoressa, ci dica all'interno della scuola, la scuola a quali esiti è arrivata? Allora, la scuola annualmente raccoglie i frutti di un'attività sportiva che viene perseguita con grande entusiasmo sin dalla scuola materna. Siamo un istituto comprensivo e ci vantiamo il diritto di essere la quinta scuola in Italia che ha attivato una sperimentazione di indirizzo sportivo. A indirizzo sportivo, praticamente non ha niente a che vedere con i licei sportivi, là parliamo di un'organizzazione ministeriale. Qui, raccogliendo un po' le competenze del territorio, creando rete tra le associazioni, siamo riusciti a dar vita, grazie anche alla caparbietà, all'entusiasmo della nostra dirigente Lili Manganaro, a questo indirizzo sportivo che è un potenziamento di una sezione che, oltre alle 30 ore curriculari, che hanno ovviamente tutte le discipline, hanno una curvatura di tipo sportivo, ha queste 3 ore di potenziamento che consistono nella conoscenza di più sport, nella pratica e nella partecipazione ad eventi, convegni e tutto quello che può essere. Questa stessa aula ultimamente ha ospitato il simpatico Totò Schillaci, che ha dato modo di vedere ai ragazzi cos'è l'antiscuola, praticamente, simpaticamente ha raccontato ai ragazzi come non deve essere uno studente. E per quello che riguarda i risultati, siamo uno staff che lavora veramente in armonia, siamo la professoressa Mariella Pirozzo, la professoressa Letizia Romeo e il professore Francesco Sacca, che appunto, coordinati e capitanati dalla nostra dirigente, annualmente partecipa ai campionati studenteschi. Con noi ci sono due ragazzi e che cosa hanno vinto questi E ragazzi? allora, queste mozzarelle sono riuscite a superare la fase regionale del basket a tre, giusto per rimanere in tema di uno sport che mi è molto congeniale. I ragazzi hanno proprio vinto il titolo, le ragazze lo hanno sfiorato perdendo in finale contro Palmi per un punto. Ecco, due vittoriosi ragazzi qui dell'Istituto Comprensivo Carducci da Feltre. Tu ti chiami? Francesco. Carla. Allora, tu che cosa hai vinto? Che cosa hai fatto? Allora, abbiamo partecipato al torneo studentesco, in questo caso delle medie. Abbiamo superato le fasi provinciali per poi arrivare alle fasi regionali, in cui siamo riusciti ad arrivare in finale vincendo appunto contro Palmi. Mentre tu? Noi abbiamo superato la fase provinciale, siamo arrivati in finale alle regionali e poi abbiamo perso contro Palmi di un punto. L'esperienza che avete fatto, che cosa vi lascia? Che segno vi ha lasciato?
Allora, personalmente è stato molto bello mettersi in gioco contro altre scuole e contro altri ragazzi che magari non avremmo avuto la possibilità di incontrare. Vedo meglio la tecnica di gioco e poi questa esperienza mi servirà molto anche nel futuro, anche perché con la mia squadra con cui prima abbiamo pareggiato, poi siamo arrivate in finale perdendo, però ho capito comunque abbiamo lottato fino alla fine e ce l'abbiamo messa sempre tutta, quindi le ringrazio anche se ora non sono qui, comunque... Voglio lasciare questo pensiero. Vuoi ricordare anche i nomi dei compagni? Sì, ovviamente abbiamo vinto anche grazie, non solamente grazie a noi, ma anche grazie ad altri compagni. In particolare la nostra squadra era composta da quattro elementi, cioè io, Francesco Falcone e altri tre ragazzi che purtroppo non posso essere qui, cioè Marco Delfino, Nicolo Trotta e Demetrio Priolo. Mentre i tuoi compagni di gioco? Sì, i miei compagni di squadra erano Flavia Spanò, Martina Canale e Giorgia Bellantone.